Adesso poi è successo però un'altra cosa, che questo è molto carino. Quando ho fatto successo con il primo libro, io sapevo che avrei avuto italiani che mi scrivevano sull'inglese, questo è normale. Ma una cosa mi è successo abbastanza inaspettato da me, che mi scrivono adesso tanti inglesi, perché poi mi vedono in televisione tutto quanto, e mi chiedono sulle cose italiane. E questa mi fa piacere perché vedo che loro hanno avuto lo stesso identico problema che avevo io con l'italiano. Ora, adesso ho questo nuovo amico Matthew, che mi ha chiesto su una delle mie parole preferite in italiano. Io ho girato tanto al mondo e vi dico che le tre parole più belle e più espressive che esistono sono italiani, parole italiane. Allora, il primo è questo. Boh. Quanto è bello, boh. Cioè, dice tutto. Se tu traduci boh, c'è una frase lunga, noiosa così in inglese, ma in italiano boh. Hai fatto, no? Hai capito un sacco di cose, quella buona lì. Infatti è talmente forte che lo uso anche quando parlo in inglese con inglesi. Perché il mio cervello non vuole sapere questa frase, vuole boh, vuole boh. Ero in Inghilterra e c'era mia mamma vicino e mio fratello, era di mattina, e mio fratello mi fa, When are you coming over to my house? Cioè, quando vieni a casa mia? E io faccio boh. E mia mamma era convinta che avevo ruttato. Oh. Allora, tutta la scena era questo. So, when are you coming over to my house? Boh. Excuse me? What? What did you just do now? Boh. What's boh? I don't know. So why did you say? Oh, shut up, shut up. Ma ancora più bello di boh è questo qua, aspetta, eh. Ma quanto è magnifico, ma. E io cercavo di spiegare a Matthew, no, la differenza tra boh e ma. E io dico, ok, prima di tutto ma è dici boh. E di per dici, boh per dici arrivi a ma. E lui, ma cosa vuol dire? Allora, io uso sempre degli esempi che lui può capire, no? Allora, lui è innamorato di questa tipa, si chiama Elena, e io ho detto, allora, se tu dici a Elena, Elena, mi ami? Se lei ti dice, boh, questo vuol dire, è difficile, ma c'è qualche speranza, forse, così. Ma se tu chiedi a lei, Elena, mi ami? Se lei ti risponde, ma... Questo vuol dire, io non so chi sei, io non so chi sono io non so nemmeno se sono etero, c'è proprio un casino, c'è proprio in the middle of space. Ma, l'hai detto tutto con ma. Infatti, il grande tragedia, e ti dico veramente, il tragedia è che l'italiano è parlato solo in Italia, che spreco di queste cose bellissime qua. Poi c'è come si dice? Ah, sì. Allora. Quando la gente dice, per esempio, su inglese dicono, per imparare bene inglese devi andare in Inghilterra. Te lo dicono per un motivo. Io lo spiego come autori. Quando tu sei bambino, tu hai 40 autori in testa. Sei tutta una spugna, tutta una massa di autori che scrive ogni registra, ogni suono, ogni parola, ogni cosa che vede. Sono spugne. Infatti, i bambini imparano molto 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 veloce e qui in Italia non hanno ancora capito come in Olanda o al nord che i bambini devono cominciare con l'inglese subito perché poi non hanno più problemi. In Italia è troppo tardi, no? Infatti l'italiano che ha 6 anni, 7 anni è già dietro tutta Europa perché non ha ancora fatto inglese. Volevo infilare questo dentro. Comunque, quando sei adulto invece, tu hai ancora questi autori, però sono molto meno. Però ce li hai e tu impari, quando sei in Inghilterra, tu impari tante parole, ma senza che tu devi chiedere o senza che tu fai lezioni di inglese, perché fa tutto il tuo cervello e lavora su association, come bambini. Un bambino, anche italiano, sente la parola glass e c'è un bicchiere. Lui lo archivia, non lo sa cosa vuol dire, però lo è registrato. La prossima volta qualcuno dice pass the glass, glass con il bicchiere, lui ha imparato quella parola lì.
E noi, imparando italiano, usiamo lo stesso tipo di metodo. Però c'è una parola italiano che ci frega su tutti, tutti. Perché è una parola che usate sempre, è prezzemolo. Ma ogni volta che lo usate cambia contesto. Quindi io stavo aspettando questa domanda qua. Un giorno mi chiama Matthew, mi fa: John, what? What's palle? È ovunque, it's different. Oh, hai detto una palla, che due palle, senza palle, tu palle, 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 palle. What is it? What is it? What is it? What is it? E io ho detto a lui: calmati figliolo, non ti preoccupare. Perché io dopo qualche anno ho capito bene. Benvenuti al sistema delle palle italiano. Fundamental. L'unica cosa, purtroppo, lo devo fare in inglese. I'm sorry, but I have to do this in English. I said, Matthew, è tutto nella preposizione. If you stay on someone's balls, that person doesn't like you. If you stay in the middle of the balls, you're not welcome. Go away. Go away. Don't stay in the middle of the balls. But don't worry, because if you don't, if you're in the middle of the balls, the Italian will always remind you. They say, out of the balls, out of the balls. And you have to go, because if you don't, the balls start to fill. Until they're big, così, and then they start to spin. The balls start to spin around, and then they fall. They fall, and then the balls smash into a million pieces. And now it's a problem. Hai rotto le balle. Hai rotto i coglioni. Hai rotto le balle. You have to go. You have to go.